Mister, buongiorno. Allora, arriva il Napoli allo stadio Zini, la capolista che non perde mai contro la matricola, che invece cerca ancora la prima vittoria. Detta così, uno direbbe meglio non scendere neanche in campo. Io penso, e abbiamo parlato, che per la Cremonese è una grande opportunità, è una grandissima opportunità. Siamo consapevoli di chi abbiamo davanti, della forza di loro, del loro momento. Abbiamo grande rispetto, lo sappiamo, ma per noi è una grande opportunità. È una grande opportunità per misurarsi contro avversari forti. E come dice Berruto nel suo libro Capolavori, più giochi con avversari forti e più devi essere felice di poterti misurare con loro. E domani per noi è una grande opportunità. Ecco, l'asticella ormai sembra alzarsi ogni settimana. L'Atalanta capolista, adesso il Napoli capolista, quindi insomma è un campionato in cui si spezza in due, diciamo, la classifica. Però di quello chi sono i buoni, fra virgolette, i cattivi, cioè chi non ci sarà per infortunio? È stata una settimana complicata da questo punto di vista. Purtroppo abbiamo avuto qualche problema. Abbiamo avuto, va bene, permangono le Endri che non è disponibile. Endri è purtroppo tornato dalla partita con la Scozia con infortunio, quindi non dipende. Chiriches continua il suo percorso di recupero, quindi Endri e Chiriches non ci sono. Non c'è Ghiglione per problemi legati al malanni di stagione ed è stata una settimana complicata per Okereke e Piqué che molto probabilmente non saranno della partita dall'inizio nessuno dei due. Hanno saltato 3 e 2 allenamenti, oggi è il primo ma non credo che possano essere a disposizione dall'inizio. Vediamo di poter provare con Okereke dall'inizio ma non credo al momento. Purtroppo da questo punto di vista è stata una settimana complicata. Mister, come si prepara una squadra a livello psicologico, oltre che ovviamente in campo, ad affrontare quella che in questo momento definiscono forse la squadra più in forma d'Europa? Si prepara, come ho detto prima, facendo capire ai calciatori. Per quanto riguarda noi, staff, abbiamo cercato di terminare con le idee sul campo. E per quanto riguarda i calciatori, a fargli capire che è una grandissima opportunità per cercare di migliorarsi, per misurarsi con avversari forti. Chiaramente, chiaramente questa è quello che vogliamo fare. E più l'avversario è più difficile, e più è bello poterci giocare e poterti misurare. Quindi dal punto di vista mentale, dal punto di vista psicologico, questo è quello che abbiamo fatto in settimana. Io mi fido di loro, mi fido tantissimo della squadra in questo momento, perché stiamo crescendo. Mi fido di loro, mi fido del lavoro che abbiamo fatto di staff e quindi tutti quanti abbiamo questa opportunità. Mister, buongiorno. A Lecce il 4-2-3-1 che ha schierato mi sembra che abbia dato un po' più di equilibrio in generale alla squadra. È stato utile sia in fase magari di copertura con il raddoppio degli esterni, sia per creare anche qualche occasione in più davanti. Volevo chiedere se lo rivedremo anche domani, considerando poi anche come gioca il Napoli. Sicuramente avrei voluto rischierare la stessa base di Lecce, ma condizioni fisiche, per me, alcune condizioni, alcuni malanni di stagione mi portano sicuramente a dover fare 2 o 3 cambiamenti, ma ne sono obbligato e quindi questo. Quindi vediamo se sarà possibile replicare quella situazione lì. O se dovremmo modificare qualcosa proprio per cercare di mettere in campo i giocatori che stanno meglio fisicamente e mentalmente. Sì, mister, contro il Lecce, Ciofani ha fatto una grande partita e è anche tornato al gol in Serie A dopo parecchio tempo, perché insomma prima ha voluto riportarci la Cremonese. Domani, secondo lei, la sua esperienza potrebbe far comodo, oppure adesso che Dessers comunque ha avuto tempo di riprendersi anche fisicamente, potrebbe tornare lui dal primo minuto? Ma io ho fatto una scelta perché Cioffani sta giocando, sta bene. Cioè non è che io do
Cioffani, anche se ha un'età, è uno spettacolo, è il nostro capitano, ma non porta la fascia perché è l'uomo più esperto, la porta perché lo riconosciamo come leader, come giocatore. E a Lecce ha fatto una partita importante e domani può essere ancora della partita perché in questi giorni sta benissimo. Vogliamo vedere di fare una scelta lì, ma mi fido dei miei calciatori e ripeto, come ho già detto, averne come Daniel è uno spettacolo e siamo contenti noi di questo. Allora, mister, sono d'accordo quando tu parli dei principi di gioco. Personalmente sono un po' meno d'accordo quando dici che giocare a 3 a 4 è uguale, perché a 4 la squadra sembra correre meglio. Però ti domando, con Piqué assente, il tuo problema forse sarà proprio quello del vertice alto, se dovessi riproporre quello. Sì. Ma quando parliamo di calcio, non è un problema parlare di 3, 4, atteggiamento, principi. Io rispetto tutte assolutamente. Concordo che c'è un equilibrio diverso, ma lo equilibrio lo trovi in tutte le fasi, dietro, nel mezzo, davanti. E quindi, come dite voi, sicuramente può essere più equilibrato giocare in un certo modo, lo accetto. L'importante è che la squadra in campo, a differenza, può giocare a 3-4, ma abbia le idee chiare su quello che vuol fare, sia che giochi a 3, sia che giochi a 4, che le abbia chiare io e le sappia trasmettere. Nella mia carriera, pur piccola, nei campionati diversi, in tutti, io ho sempre giocato a 4. Negli ultimi 3 o 4 anni, 4, 5 anni, abbiamo lavorato su quest'idea qui che abbiamo fatto nostra in questi anni, ci ha portato anche dei buonissimi risultati, ma nulla viene da dare, non ci sono tranquillamente le conoscenze per giocare a 4, anzi ho vinto la Serie D e gli spareggi Lega Pro 2 giocando 4-3-1-2, 4, quindi non, assolutamente da questo punto di vista non c'è problema. L'importante è che la squadra sappia quello che vuole fare. La forza di questa squadra è sulle fasce, si è visto chiaramente nelle ultime partite. A destra è devastante con Cernicola e Zanimacchia in coppia. A sinistra Valeri è uno dei migliori terzini italiani di Mancini. Ecco, e sono tre italiani, parliamo di tre italiani. Ecco, quindi il fatto di avere uomini importanti che sono in crescita, perché poi sono tutti giovani, e sulle fasce permette di fare un gioco un po' più largo. Io aggiungerei con tutto rispetto Quagliata 2000 Mancino, del quale io sono veramente entusiasta per come si apre, per come si allena. L'avete visto fino ad oggi, quando è sempre stato chiamato a disposizione anche a Milano, a San Siro. Più abbiamo anche Ghiglione in quel ruolo lì come laterale. Effettivamente noi lì in quei ruoli siamo giovani, italiani e di prospettiva e in crescita. Effettivamente sono molto contento e anche l'idea di andare di cambiare, di andare in quel con un 4-4 come volete voi, è sicuramente portata ad avere le caratteristiche di certi giocatori. Mister, visto anche sui problemi di Pickel, la soluzione Askasibar Castagnetti, che abbiamo visto molto bene, pensa possa essere utile contro un centrocampo fortissimo come quello del Napoli? Ma il Napoli è forte in tutti i reparti, ha un centrocampo straordinario. Domani la fisicità di Meite mi serve in un certo modo, sta meglio, quindi mi aspetto anche da lui una crescita. Lì vediamo se voglio giocare con un vertice più basso, 3-5, o se lo voglio rovesciare un attimino, 4-3, o vediamo un attimino se il vertice è più alto o più basso. Questo è la scelta che dovrò fare, ripeto, la formazione domani sarà fatta anche in base alle condizioni che in settimana mi hanno condizionato la settimana di alcuni giocatori. Punto. Mister, è il primo grande big match in casa di questa stagione. Zini tutto esaurito, penso che non capiti da oltre 20 anni, comunque tanto tempo, e il calore dei tifosi quindi non mancherà. In parte anche già risposto alla prima domanda,
che aria anche si respira all'interno dello spogliatoio, quali emozioni provate nell'affrontare una partita così, anche per la cornice di pubblico che ci sarà? Ma fino ad oggi siamo stati noi in difetto, si può dire, anche se ci abbiamo sempre messo l'amore, la passione, il sentimento in tutte le partite fatte. Non è venuta solo bene quella con la Lazio. Siamo noi che vorremmo regalare una gioia ai tifosi importante. I 155 venuti domenica a Lecce, abbiamo fatto di tutto per regalargli una gioia. Quindi in casa ci hanno sempre spinto. Vogliamo, ripeto, è una grande opportunità per noi e la vogliamo condividere col nostro pubblico. Faremo di tutto, siamo consapevoli della difficoltà. Davanti abbiamo una squadra che è fortissima, abbiamo rispetto, l'affronteremo con umiltà, ma siamo anche consapevoli che per noi è un'opportunità che ci permette di migliorare. Sì, mister, la mia domanda, non ne abbiamo parlato la settimana scorsa, però c'è stata la prima convocazione di Carnesecchi. Adesso chiaramente Radu si sta meritando la titolarità, però come pensa di gestire anche nelle prossime settimane questo dualismo, potremmo dire? Gioca Radu e quindi questa è la situazione. Marco viene da un'operazione e tutto, vediamo, al momento questa è la situazione, semplice. Ho grandi portieri. Radu, Carnesecchi, Saro, Sar, Dorim, cioè sono contento, però al momento è questo, faccio sempre delle scelte. In settimana ho sentito diversi ex giocatori, Rossi eccetera, qualcuno ti ha fatto i complimenti perché dice nonostante le batoste prese che si potevano anche mettere in preventivo, Alvini non dà l'impressione, non è mai andato in confusione, è sempre andato avanti con un calcio pulito, con le sue idee che in campo si sono viste, al di là di quelli che sono stati poi i risultati. Cioè Alvini è stato bravo a restare saldo e a proseguire. Alvini non è stato bravo, cioè sicuramente a questa Cremonese di oggi mancano dei punti e su questo penso che siano chiari. Punto della prima domenica a Lecce, forse potevamo avere qualche cosa in più. Ma non è questo un alibi sul quale io mi voglio sedere, assolutamente. Io devo dire che la squadra sta crescendo, abbiamo le idee chiarissime e anche il fatto di aver cambiato, di essere andati in una direzione, questo sta a dimostrare di essere aperti, di non essere rigidi, intransigenti, di poter lavorare. C'è dialogo, siamo uniti, siamo compatti, lavoriamo. Abbiamo voglia di anche noi di continuare, di iniziare, anche noi abbiamo voglia, abbiamo dentro tutto. E a me, quello, se mi hanno detto questo, lo giro solamente ai miei calciatori, il merito è di loro che in questo momento stanno crescendo. Avete visto sicuramente i filmati del Napoli, le partite del Napoli. Ecco, un problema da risolvere è Lobotka se giocherà, quindi lì ci vorrà l'uomo adatto che non lo molli mai. Sicuramente è il giocatore, io sento parlare degli altri sì, ma Lobotka per me in questo momento è il centrocampista, uno dei centrocampisti più forti che io vedo in Europa se non nel mondo. È fantastico, perde mai la palla, sa uscire dalle difficoltà, è un giocatore straordinario, lo sapevo perché conosco alcune persone che l'hanno allenato gli anni anche e mi dicevano della grande forza del calciatore, della crescita, è sicuramente un grandissimo calciatore, complimenti a lui e ha tutto un futuro davanti a sé meraviglioso, fa piacere, però in questo momento io faccio il tifo, amo i miei calciatori.